Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Visionaire e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Iniziamo subito col dire che questo primo fine settimana di caldo estivo l'incasso totale è crollato del 57% rispetto alla scorsa settimana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo nella nostra classifica dei film più visti del weekend appena passato. Alla decima posizione nulla è cambiato e infatti incontriamo di nuovo il thriller nord in ordine di sparizione che questa settimana incassa 43.819 euro. Salendo al nono posto rispunta fuori un altro thriller, Devil's Knot fino a prova contraria. Pensavamo che ormai fosse uscito dai primi 10 e invece questa settimana ritorna e guadagna 44.343 euro. Precipita dalla quarta all'ottava posizione la rilettura di un classico della fantascienza. Godzilla, alla sua quarta settimana di programmazione, intasca ancora 86.357 euro. È il momento di salire al settimo gradino con Le meraviglie di Alice Rohrwacher, che arriva dritto dritto dal Festival di Cannes e che incassa 100.745 euro. Al sesto posto troviamo la prima nuova entrata della settimana, la commedia francese Tutta colpa del vulcano, che fa segnare un incasso di 145.595 euro. Quinta posizione per il film d'animazione Goal, che rispetto alla scorsa settimana sale un gradino grazie ad un incasso di 162.378 euro. Chissà, magari sarà perché staranno arrivando i mondiali di calcio. La seconda e ultima nuova entrata della settimana si trova invece al quarto posto e si tratta di Three Days to Kill, il film che segna il ritorno al cinema di Kevin Costner, incassa 250.858 euro. Ma adesso andiamo a vedere se è successo qualcosa sul podio dei film più visti della settimana. E scivola al terzo posto X-Men Giorni di un futuro passato, che totalizza 403.422 euro, mentre un incasso di 420.505 regala il secondo posto all'ultimo film di fantascienza con Tom Cruise, ovvero Edge of Tomorrow, Senza domani. E la corona del film più visto della settimana non si sposta, rimane sempre in testa ad Angelina Jolie e alla sua strega cattiva di Maleficent, che resiste in vetta alla classifica dei film più visti al cinema con un incasso di 1.695.646 euro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto tutti i giorni con le notizie e le curiosità dal grande schermo su Facebook e sul canale YouTube. A presto e buon cinema a tutti!